Benvenuti ragazzi sul mio canale, grazie per essere tornati qua in questo mio tentativo di portarvi continuamente nuovi contenuti. Parliamo di tantissimi argomenti, ovviamente sempre cercando di rigregarli un attimo anche al mio mondo, quindi curiosità, cose, chiedetemi tutto quello che volete nei commenti, che saranno sempre dei nuovi spunti per i prossimi video. Iniziamo questo video della rubrica delle Felicitas. Eccoci ragazzi, oggi volevo parlare insieme a voi di un argomento che sta un attimo opprimendo tutta Italia e non solo, ovvero questa cosa del coronavirus che sta un po' andando fuori da qualsiasi logica e non riesco neanche io a spiegarmi il motivo. Devo essere molto molto sincero, non so se faccio bene o faccio male, ma io non sono minimamente allarmato, cioè veramente io sto uscendo ogni giorno, vado in luoghi dove c'è gente, non sono allarmato come altra gente, ma anche gente vicino a me che magari non esce perché c'è il coronavirus, ha paura di stringere le mani e io quando esco è quasi ovvio che incontro della gente che mi conosce, vuole fare due foto con me e tutti mi dicono grande bro, grande Max, così, e mi stringono la mano, quindi cioè veramente per me dovrebbe essere un incubo 100 volte più di una persona che fa una vita abbastanza lineare, che non è, non so, conosciuto, che non ha insomma questa interazione continua con le persone. Però io veramente mi sento tranquillissimo, non ho nessuna paura. Poi un'altra cosa che mi ha sorpreso un sacco è la cosa delle mascherine e della mucchina. Cioè ragazzi, nel 2020 la gente ha scoperto la mucchina. Ma poi ho visto video assurdi, gente che va in tendenza su YouTube, che non ci andrò mai, vabbè, ma perché io tratto degli argomenti che sono bannato a vita, ma gente che va in tendenza su questa piattaforma perché spiega come fare la mucchina in casa con la candeggina e l'acqua. Cioè, veramente cose da pazzi, misurini, cose, ma che cazzo state facendo? La mucchina esiste da anni, forse anche da sempre, e guardate, io ce l'ho da sempre, la porto sempre con me, addirittura in macchina ho uno spray, ma questo ve lo possono fermare anche i miei amici, da una vita, cioè da sempre ce l'ho, da sempre in tasca la mucchina, cioè per me l'igiene è tutto e io mi lavo sempre, non è che ho scoperto il coronavirus e ho iniziato a lavarmi, a pulire casa, cioè questo non capisco, figa, cioè la mucchina andrebbe usata sempre. Cioè quando uscite è buona regola portarvi dietro una mucchina, un disinfettante, insomma, perché non sempre c'è il sapone. In discoteca non ho mai visto il sapone nei bagni, cioè che cazzo fate? Andate a imbucarvi con una e poi non vi lavate le mani, siete tutte le mani piene di latte, di roba. Non so come dire perché non mi bannino questo video. Quindi ho scoperto che adesso è uscita questa paralisi italiana, chiamiamola così, che blocca tutti a casa, tutti super spaventati da questo virus di cui nessuno ha una conoscenza tale per dire cos'è, come si evolve e come si cura. Quindi diciamo è tornata la paura dell'ignoto. Questo è molto interessante da vedere. Ma provate a pensare, il coronavirus ha provocato una desertificazione totale delle città, la chiusura dei locali a orari assurdi, cioè tipo dopo le 6 di sera sono chiusi, che non si capisce bene chi ha inventato questo ordinamento che non vale una sega, cioè perché nel senso solo dalle 6 che uno può venire contagiato, dalle 18 in poi uno può venire contagiato, ma cose assurde. Pensate se dovesse invece scoppiare una guerra, cioè il coronavirus, che è stata definita come un'influenza un po' più forte forse, ma che ha colpito pochissime persone rispetto ai 60 milioni di italiani che ci sono, ok? Ha causato che la gente non esce più di casa, la gente esce con le mascherine, la gente non saluta, non stringe la mano ad altre persone, che c'è la razzia dei supermercati, quindi nelle zone rosse, diciamo, nelle zone di maggior contagio, di maggiori persone ammalate da questa influenza chiamata coronavirus, non si trovano più i generi di prima necessità. Cioè, ragazzi, è una cosa folle. Cioè, se parte una guerra, invece, che cazzo può succedere? Facciamoci una cazzo di domanda e diamoci una cazzo di risposta. Questo video lo uso
per lanciare un messaggio alle persone che mi seguono, ovvero di portarvi sempre dietro una piccola mucchina, un altro igienizzante che può sempre tornarvi utile, perché non bisogna mai fare affidamento ai locali, soprattutto perché a me ha sempre fatto un po' schifo usare i saponi dei locali pubblici, perché molte volte sono posti in quei container che fai così, no, per scaricare il sapone, e lì si annida tantissima muffa. E quindi preferisco, diciamo, portarmi dietro una mucchina nel giubbotto o d'estate nel marsupio, nel borsello, così sono sempre molto, molto tranquillo e easy, anche se, non so, mangio fuori, non so, a una sagra, che quindi non c'è il bagno, o se mangio ovunque, posso lavarmi le mani in tranquillità. Pensate bene al fatto che in Italia la gente non si è mai igienizzata, c'è iniziato col coronavirus a igienizzarsi. Perché prima tu entravi al supermercato e nessuno comprava la mucchina. Adesso tu entri al supermercato, non trovi più la mucchina. Molto interessante questo fatto. E un altro mio consiglio è: vengono vendute delle mucchine spray che sono in un barattoli un po' più grande di quello che vi ho mostrato io. Io le uso anche per igienizzarmi alcune parti, diciamo, ben precise ogni tanto. Non so se faccio bene o male, ma io sono un malato dell'igiene, quindi mi igienizzo ovunque. Quindi il mio consiglio è di fare molta attenzione alla pulizia, perché la pulizia è fondamentale. Cioè, mi faccio una doccia al giorno, alcuni dicono che fa male lavarsi, però nel senso, io odio tipo l'odore di sudore, la puzza, queste cose qua, sono delle cose che odio e che non riesco a sopportare, sia in me ma anche nelle persone vicine. Cioè, se io vado con una persona che puzza, per me è molto difficile, qualsiasi cosa, anche, diciamo, in un rapporto tra partner. E quindi l'emergenza a mucchina spero che serva a queste persone che si sono allarmate così tanto, per capire che forse l'igiene è una prassi da seguire quotidianamente, perché non è che esiste solo il coronavirus, esistono 2000 virus, sia a trasmissione, diciamo, a letto, ma anche nella vita normale. Cioè, uno prendersi malattie anche mangiando, anche parlando con la persona che hai davanti. Quindi stiamo attenti e non allarmiamoci troppo. Io vi rinnovo l'invito a darmi dei consigli per i prossimi video da fare. Voglio portarvi quasi un video quotidianamente, se ce la faccio, e spero di farcela, quindi lasciatemi nei commenti tanti consigli, tante proposte di video, soprattutto iscrivetevi al canale e lasciatemi un bel like. Vi aspetto tutti nel prossimo video. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. E buona mucchina a tutti.